Sanremo, Angelina fa venire la pelle d'oca con la rondine del Papamango. Era visibilmente tesa Angelina Mango mentre Amadeus e Lorella Cuccarini introducevano la sua esibizione nella quarta serata di Sanremo, tesa perché, come è noto, ha scelto di cantare la rondine, famoso brano del Papamango, morto quando lei aveva solo 12 anni. E, nonostante la fortissima e inevitabile emozione, l'esecuzione è stata perfetta e a dir poco straordinaria, tant'è che il pubblico dell'Aristona si è alzato. Ad accompagnarla è stato il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma. Grazie all'orchestra, grazie a tutti è riuscita a dire, con le lacrime agli occhi, la cantante subito dopo aver eseguito il brano. Ci godiamo l'applauso perché sia io che te facciamo fatica a parlare, ha detto Amadeus, ricordando Mango come una delle voci più belle della musica italiana. È stato veramente un gran bell'omaggio a tuo papà, ha poi detto il conduttore all'artista, che ha fatto venire la pelle d'oca anche a Lorella Cuccarini. È intervenuta alla fine dell'edizione del TG1 delle 13.30 di oggi Angelina Mango, intervistata dall'inviato Paolo Sommaruga. Ai microfoni del telegiornale la cantante ha spiegato la ragione per la quale ha scelto di interpretare la rondine a Sanremo nella serata delle cover. Ho deciso di farlo per non avere il rimorso, in futuro, di non averlo fatto. Sarà una grande emozione ma anche una responsabilità. Voglio fare un omaggio a mio padre e lo farò nella maniera più rispettosa possibile. Penso sia giusto così e credo lui lo meriti, ha detto. Sempre ai microfoni del TG1 oggi la cantante lanciata da Amici ha dichiarato che si sta godendo ogni minuto di questa magica settimana sanremese, glissando un po' sul suo primo posto nella top 5 di ieri sera. Nella mia mente neanche le contemplavo le classifiche, ha detto. È andata benissimo per lei anche la serata di martedì, quando nella top 5 è risultata al secondo posto, superata da Loredana Bertè. E l'omaggio al papà Mango è stato straordinario, il pubblico dell'Ariston, dopo l'esibizione, ha regalato ad Angelina un lunghissimo applauso. Sono trascorsi quasi 10 anni dalla scomparsa prematura di Pino Mango, saranno 10 anni esatti a dicembre. Era la mezzanotte dell'8 dicembre 2014 quando Mango, mentre interpretava la sua Oro davanti a migliaia di persone in un evento benefico, ha lasciato il palco a causa del malore che purtroppo, prima ancora che arrivasse in ospedale, non gli ha lasciato scampo a soli 60 anni. Un destino che si è accanito in modo particolare contro la sua famiglia, poiché l'indomani anche il fratello Giovanni è purtroppo morto d'infarto.